12 agosto 2012, l'Italvolley di Andrea Bari ed Emanuele Birarelli conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra, superando la Bulgaria. 27 agosto, dopo il meritato riposo, Andrea Bari torna ad allenarsi con la Trentino Volley. 4 settembre, oggi, arriva anche Emanuele Birarelli, fresco di matrimonio, peraltro. Eccoli qui, entrambi vogliosi di iniziare, ma con ancora negli occhi e nel cuore quel bronzo. Diciamo, da quando è che sono qua non ho più rivisto la medaglia, perché me la voglio guardare... ogni tanto è stata molto dura vincerla, conquistarla, e quindi la voglio tenere lì in un cassetto, ogni tanto andarmela a rivedere. Senti, una medaglia come quella che avete ottenuto è un punto d'arrivo, un punto di partenza per un atleta, e in questo caso cosa ti dà in più? Allora, per un atleta, io parlo per me, penso che sia una tappa, è comunque una cosa intermedia, perché la mia carriera non è finita con il bronzo olimpico, adesso c'è una stagione da affrontare con il club. E infatti ora sotto a sudare agli ordini di Stoichev, primo trofeo in palio il 30 settembre, la Supercoppa italiana. Sta lavorando molto bene, finalmente è il primo anno dove abbiamo più tempo rispetto all'inizio del campionato. Puntiamo a tutto, aveva detto Stoichev in serie di presentazione, ma l'obiettivo principe resta uno. Chiaro che lo scudetto rimane, credo, rimanga sempre l'obiettivo, non dico prioritario, ma quello a cui adesso dovessi pensare, penso, cioè, come per primo,